101 Dance Village. Mi pare di intuire un campione vocale di un disco più o meno risalente alla metà degli anni Ottanta, Treasure Love di Third World. Sei un vero computer per queste cose. Ma più che un vero computer, sono un vero rapinatore. Siccome neanch'io so più dove andare a sbattere, ogni tanto dico, ma questo vedi che l'avevo sentito pure io. Comunque c'è da dire che contrariamente alle nostre abitudini in cui proponiamo molti pezzi cantati, questa volta era una traccia, però meritava veramente di essere proposta in quanto è un vero dance floor killer. Era la nuova produzione di Little Louis Vega, Kenny Dope Gonzalez, alias Ken Lufour, Mac Daddy Shock. Ah, c'è il scioccato, c'è Cucchetti che ha detto, oh, ma come parla questo? Cos'è questo? È un dance floor? Killer. Sei fortissimo, porco zio! E vabbè, Luca Colombo per parlare di novità house nel Dance Village, il prossimo. I&M Record, l'etichetta dell'orologio che ti piace tanto, si tratta dei nuovi remix per il pezzo di Andrea Mendez che uscì un paio d'anni fa su Azzurri Record, Bring Me Love, in questo caso remixata da Ricky Morrison. We'll be right back.
101 Dance Village. To your chicken drum, it's really going round, the most you're around, and you'll find the very worst of times. Art and harmony into a destiny, it's got to make my life so crystal clear. Can bring the love the way that you do. Remixata da Ricky Morrison e da French Sidoli per questo doppio I&M. C'è da segnalare anche delle ottime versioni curate da Mr. Mark Picchiotti nel suo stile classico solito. Ma Picchiotti, che tra l'altro in questi giorni in forma direi promozionale ovviamente, ci ha regalato anche delle nuove versioni di Future Force. Infatti l'I&M c'è da dire che è molto prolifica. Però per quanto riguarda quel remix di Future Force, le versioni di Picchiotti sono quelle che già erano nel primo doppio, mentre i veri remix sono curati da Ricky Jones e dei nostrani Kama Sutra, che comunque hanno fatto una funky dub veramente notevole. Va bene, terzo e ultimo disco per oggi, abbiamo ancora una canzone da sentire, e di cosa si tratta? Si tratta di una nuova produzione per la Madhouse Record, che ha la sua filiale a Londra ma la sua casa madre a New York. Il produttore è come sempre Kerry Chandler, lei si chiama Jill Riley, I Can Stand It, il pezzo. Village.
Anche questo traccio, direi, Sì, infatti è la nuova produzione di Kerry Chandler. Però noi abbiamo ascoltato la versione remixata da Aston Martinez, giusto perché però non sappiamo chi è, ma c'è da dire che lavora veramente bene, ha un ottimo tocco. Molto bravo, molto bravo. Allora, riassumendo, oggi abbiamo sentito il quarto episodio di Ken Lu. Esatto, Ken Lu 4. Poi i nuovi remix di Bring Me Love di Andrea Mendez per la I&M. Motivo che originariamente era su Azzuli. Esatto. E questa nuova produzione di Kerry Chandler per la Madhouse Record, Jill O'Reilly, I Can Stand It. Caro Colombo, anche oggi mi sei piaciuto. Anche oggi abbiamo svoltato bene. Vediamo di replicare il prossimo sabato.